Buonasera a tutti, buonasera Nick. Buonasera Silvana, un altro programma interessante esatto. Questa sera, la nostra storia. La quante nostra belle storia, storie. Altra bellissima storia, questa sera la famiglia Salucci. E quindi andiamo subito a salutare l'ospite in studio che ci racconterà una bella storia, perché sono tutte belle. Santa Salucci, buonasera Santa. Buonasera, grazie tanto. Come stai? Oh, benissimo. Allora, è ora di parlare di qualcosa che, insomma, ti appartiene, la tua famiglia, e inizi a raccontarci dei tuoi nonni, praticamente. Quindi, so allora, posso incominciare con la parte di mia mamma. I miei nonni, Gaetano Garofalo e Innocenzo Cupo, erano contadini nel paese di Selvacava, del comune di Ausonia, provincia Frosinone e la regione di Lazio. Mia nonna erano 7 figli e un figlio. Mia nonna si preoccupava di fare la cucina per la sua famiglia e anche per gli operai, perché avevano tanti operai che coltivavano la terra, il grano, il fieno, e avevano anche un frantoio per fare l'olio d'oliva. Per fare l'olio, quindi immagino. Sì. Mio nonno andava con mio zio con una trebbia, una trebbiatrice, agli altri paesi per trebbiare il grano per gli altri contadini. Poi sfortunatamente la guerra ha successo, in 42 e 45 sono partiti, hanno stato evacuati a Breda in Roma, un campo di concentrazione per 3 anni. Quindi tutta la famiglia? Tutta la famiglia. Allora, però i miei nonni hanno stato abbastanza astuti e hanno sotterrato tutto l'olio, le posate, i piatti, i bicchieri, tutto che potevano sotterrare, così quando ritornavano lo ritrovavano. Lo ritrovavano. Sì, e l'hanno ritrovato. Sì. Allora di è una cosa. Averci pensato. Sì, no? Sì. And, allora anche l'olio lo vendevano ai contrattori, poi loro lo vendevano ai mercati, perché in quei tempi lì non ci stavano tanti negozi. E poi mia mamma a 19 anni parte, la terza di questi 8 figli, parte per Inghilterra, parte col treno e va a lavorare a un ospedale che si chiama, adesso non c'è più, ma si chiama King George V Hospital. Mi ha tanto emozionato vedere la carta che mia mamma aveva, che era scritta in inglese dicendo: io sono un immigrante che non parlo inglese, per piacere mi potete dire dove devo andare, sì, quale stazione, tutto. Quindi è arrivata con questo foglio, questo per foglio, avere aiuto all'arrivo. Questo foglio. È molto organizzata, sì. Molto intelligente. Sì. Sì, e poi arriva lì e lavora come polizia nei quarti dei medici, pulisce tutto, anche le posate che in quei tempi lì erano tutto di argento, allora molto lavoro. Dire, sì. Sì, sì, sì. E c'era una pulizia completamente estrema, severa, e mia mamma ha lavorato lì per 2 anni e mezzo. È partita da Hampton, England, è venuta qui a Montreal. Ah, infatti è venuta dall'Inghilterra. Sì, Inghilterra, quindi cambia vita. Come mai ha deciso di venire qui a Montreal? Perché la sua cugina stava qui e datosi che mia mamma si annoiava tanto perché non c'era una sola. Grande... Era sola e non c'erano tanti italiani vicino a lei, allora ha deciso di venire qui. E appena che è arrivata, il giorno appresso ha lavorato. Ha incominciato a lavorare come operatrice in una manifattura per le grandi macchine con 100 aghi per cucire questo materiale per i coprimatarazzi. And, poi negli anni 58-60 ha fatto venire tutta la sua famiglia, a parte di mia zia Lenuccia che è rimasta lì, era sposata e lei ha continuato a coltivare questa bellissima terra che avevano loro. E quindi sono venuti anche i suoi genitori, i tuoi sì, nonni? Sì. E tutta la famiglia, eccetto questa una zia? Sì. Però in 56 è successo un grande incidente. Mio zio andava con mio nonno a trebbiare questo grano in altri paesi e dovevano viaggiare solo di notte perché la trebbia era attaccata, era tirata dai buoi e per usare le strade dovevano viaggiare solo di notte e un signore che andava con un camion con i meloni si era addormentato e è andato a fare l'incidente e mio nonno è caduto e mio zio, però mio nonno si è ferito ma mio zio non se l'ha scappato. Allora mia mamma doveva ritornare lì in 56 per vedere il suo fratello che lo amava tanto. No, è l'unico figlio e ha fatto molto mia nonna il dispiacere, la,
ci ha fatto ammalare. Tutto, sì. Per tutta una vita, sì. Un dispiacere. Sì. Santa, crescendo in una famiglia, è chiaro che hai tutti i valori italiani, tu sei nata qui, giustamente. Io sono nata qui. E quindi quando ricordi mamma e papà, c'è tanto da dire, ti hanno insegnato tanto nella vita. La cosa più grande che mi ricordo sempre dei miei genitori era sempre che se devi fare qualcosa, la fai bene, se no non lo fai per niente. E no? E più sai fare, meglio è per te e per tutti, perché dopo lo puoi condividere con gli altri. Allora questi valori vengono a cercare, stanno sempre con noi, e lo vedo anche con i miei figli, ma è un'eredità che l'apprezzo e sono tanto grata. Era il modo in cui vivevano ogni giorno loro, tutto ciò che facevano lo facevano con la massima attenzione, con precisione. Sapendo. Esatto. Si può sicuramente apprendere tanto dai tuoi genitori e da tanti altri, perché ascoltando la tua storia, la storia dei tuoi nonni, la storia dei tuoi genitori, molti rivedono la stessa storia, no? Tutti sono venuti qui con la voglia di lavorare e tutti sembra che il giorno dopo quasi sono andati tutti a lavorare. Quindi è qualcosa che per noi sembra insolito, no? Perché di solito quando per prepararci noi abbiamo bisogno di una settimana solo per muovere un passo. Invece questa gente veniva senza niente il giorno dopo con tutto quello che gli andava contro, perché la lingua, il freddo, eccetera. E accettavano qualsiasi lavoro. Sì. Accettavano qualsiasi lavoro. C'è da apprezzare veramente tanto di questa gente, vero Santa? E certamente è una cosa che dobbiamo sempre pensare alle nostre radici, perché quando capiamo i sacrifici che hanno fatto loro per dare questa strada nuova per noi, dobbiamo sempre pensare dove venimo e dove andiamo, e sempre fare questa strada, in questo cammino di sempre fare il meglio, di amare, di contribuire alla società e alle nostre famiglie. Insomma, è vero quello che diciamo, che bisogna sapere da dove veniamo per essere, sapere dove stiamo andando, è molto importante. Tutte le ricchezze di noi italiani, della famiglia italiana, la nostra storia, filmato qui nel piccolo teatrino della Casa d'Italia, un posto sicuramente mitico, Silvana. Sì, dove sono passati tantissimi, tantissimi italiani. Tanti italiani sono venuti qui, avevano un punto di riferimento, la Casa d'Italia, e oggi è proprio qui che ci ritroviamo per raccontare quelle storie. Rimanete con noi, ci fermiamo per qualche utile consiglio. Eccoci di ritorno, la nostra storia, la famiglia Salucci e Silvana. Sì, continuiamo la bella storia, abbiamo parlato appunto della famiglia materna, dei nonni materni di Santa Salucci. Adesso è arrivato il momento di parlare del papà. Il papà, che viene da dove esattamente? Sì, allora mio padre, Biagio Salucci, veniva dal paese di Cololongo, nella provincia d'Aquila, in Abruzzo. I miei nonni avevano 3 figli e 2 figli, erano anche loro contadini in questo paese. Poi mio padre, a 9 anni, già giovane com'era, un signore a fianco ha detto a mia nonna, proprio in dialetto abruzzese, mandimi a me, che qui sei svelte, che sembra a fare legname, no? A 9 anni? A 9 anni. Allora è andato lì e si imparava con questo signore. Poi a 17 anni è partito dal paese, andare a Vezzano, perché questo signore ha aperto una fabbrica dove facevano i mobili, i tavoli, tutto si faceva a mano. Mio padre con il suo vicino di casa andavano con una bicicletta e facevano 25 chilometri per andare a Vezzano. Partivano il sabato e ritornavano l'altro sabato. Stavano lì, lavoravano e portavano un po' di soldi ai loro genitori. Si è imparato così. Incredibile. La seconda guerra mondiale non ha toccato il loro paese, allora hanno rimasto lì, non dovevano partire.
Poi nel 54 mia zia, che stava già qui, mia zia Savina, ha fatto l'atto di richiamo per mio padre, è venuto a 24 anni. Oh, prima di quello ha fatto il militare. Ha fatto il militare perché in quei tempi lì era obbligatorio. Era obbligatorio. Sì, allora quando è venuto qui a 50, in 1954, aveva 24 anni, appena che è arrivato, il giorno appresso, ho incominciato a lavorare alla costruzione. Mio zio Bastiano l'ha trovato un lavoro. Ok, quindi costruzione, lavoro, sì. Lavoro leggero. Abbastanza duro, specialmente in quei tempi. Soprattutto l'inverno. Sì, perché in 57 ha incominciato sul ponte, il ponte Champlain. E se vedete sulle foto, sulle immagini, che certo. Non aveva imbraccature di sicurezza, scaffali, erano scafo. Tutti tempi diversi, incredibile. Sì, erano dei Superman che volavano, insomma, sì, non era facile. E infatti ci raccontavi che è capitato qualche volta che è anche caduto. Sì, è caduto, mia zia era tanta preoccupata perché non arrivava a casa, era passata mezzanotte, stava all'ospedale, è tornata alle 2 mattine, poi è partita alle 5 mattine per ritornare a lavorare. Non ha mancato mai una giornata di lavoro e lavorava 7 giorni la settimana. Quando c'era l'overtime, lo prendevano? Sì, sempre, you know, perché doveva costruire, mandare i soldi ai suoi genitori per aiutarli lì in Italia. Poi in 59 si è comprata la casa, è incontrata la mia mamma. E quindi si sono conosciuti qui? Sì. Mm-hmm. Sì. Sposati qui? Sì. Nel 59? Nel 61 si sono sposati. Sì. Okay. Si sono incontrate 59-60. Allora, e quando i miei genitori sono deceduti, ho visto nelle carte, sa perché vai a vedere tutte queste carte qui, mio padre aveva comprato la casa e ha prestato un po' di soldi e l'ha pagato dopo 2 anni, sai, una cosa incredibile, a mettere tutti questi soldi da parte in un periodo così corto, tutto per la famiglia, no? Per aiutare, una cosa incredibile, sono valori che, no, questa determinazione, questa passione del lavoro, di lavorare, di costruire qualcosa, sì, no? Di fare, mm-hmm. Di lavorare, anche tutti quelli italiani che hanno costruito, perché parliamo della città di Montreal, ci sono gli italiani, le mani, i capolavori, sono tutti da loro questi, no, sacrifici, questi forti lavori. Allora sono tanto grata e fiera. Mm-hmm. E quanti siete in famiglia, Santa? Poi sono nata io nel 63, sì, io sono la prima, mm-hmm. E poi ho i miei fratelli, 3 fratelli. A me mi hanno mandato subito alla scuola maternella. In quei tempi lì si pagava $5 per mezza giornata. Però i miei genitori volevano assolutamente che io mi imparavo la lingua inglese e poi potevo aiutare a loro e anche i miei fratelli, perché mio padre mi ha comprato una lavagna e giù nel sello io facevo la scuola ai miei fratelli per aiutare con gli alfabeti, con la lingua e tutto quello. E mi sono imparata, sono stata tanta fortunata perché mi sono imparata da mamma, della cucina, cucire, delle conserve, di tutte queste tradizioni italiane. È una cugina stupenda. E poi mio padre, anche perché andavo con lui nel garage, il suo atelier, e facevo i mobili, io l'aiutavo, allora mi sono imparata anche questa parte di questa ristrutturazione, certo. O certo. Creazione, sì, così. Sì. Santa, ci fermiamo per qualche utile consiglio, però ricordiamo ancora una volta gli italiani, insomma, incluso papà e mamma, che sono venuti per una nuova vita e per dare un futuro ai propri figli, e credo che quello che hanno fatto lo hanno fatto proprio per questo. E come tu hai detto, gli italiani, la caratteristica è quello che, di lavorare e di non perdere un giorno di lavoro. Tutti hanno lavorato, tutti hanno fatto, ed è bello sentire appunto anche la stessa storia, ma con tutti i sacrifici che hanno fatto anche i tuoi genitori. Ritorniamo tra qualche minuto, ci fermiamo un istante perché continua la storia, rimanete con noi, ci fermiamo per qualche utile consiglio, saremo di ritorno tra poco. Thank you.
nostra storia presso la Casa d'Italia, oggi la famiglia Salucci, e siamo in compagnia di Santa Salucci. Allora Santa, continuiamo con la tua bella famiglia. A questo punto raccontavi che hai tre fratelli, tu sei la più grande, e sì. Poi i tuoi fratelli cosa fanno, come si chiamano? Sì, mio fratello Antonio è elettricista, mio fratello Enzo è falegname e mio piccolo fratello Beni è elettricista anche. Quindi. Hanno le loro famiglie, mm-hmm. E ho cinque nipoti. Bello, una bella famiglia, Salucci. Bellissima, sì. E poi la tua famiglia, quando ti sei sposata, sì, tu? Allora in 87 mi sono sposata con mio marito Michele Borelli e abbiamo avuto due bei figli, Daniel e Andrew. E sono nati nel 91 e 93 e loro hanno studiato, hanno anche vissuto con i loro nonni. Hanno conosciuti. E mio figlio Andrew ha preso proprio il sangue di mio padre, falegname, proprio... bravissimo, creativo, lavora forte, e mio figlio Daniel ha preso la parte della scienza e ha una laurea e un master's nelle scienze. Sono molto creativi, fanno molte cose e amano la cucina come me, sono appassionati e continuano questi le belle tradizioni che abbiamo noi. Sono tanto fiera perché per due uomini a fare tutte queste cose, mia mamma diceva sempre, ma come hai fatto? Sanno pulire, lavare i panni, cucinare, mantenere la casa. E ho detto, ma io lo faccio, e loro seguivano, allora sì. Lo fanno anche loro. Allora. Santa, tuo marito invece, come sì, si chiama? Sì, lui, Michele Borelli, lui è ingegnere e... è responsabile per i simulatori di voli. Allora, quando i bambini sono nati, lui viaggiava tutto il mondo. Allora ho dovuto cambiare il mio lavoro perché volevo passare più tempo con la mia famiglia e nella banca non era possibile, non avevo una flessibilità, gli orari. Allora ho cambiato e sono diventata analista per la commissione scolastica. Lì avevo più vacanze, più l'orario era meglio, poteva fare attenzione alla famiglia, sì, e i miei genitori. Quello che non sapete di Santa è che è una fantastica cuoca, grazie. E soprattutto anche un artista, perché abbiamo visto i tuoi quadri, sono fantastici, non solo, ma dipingi anche i bicchieri, insomma, quella è tutta creatività, non so da chi viene secondo te. Sono doni, non so, da tutte e due, perché non avevano mai paura, se volevano fare qualcosa lo facevano, allora se non sapevano farlo si imparavano e io così ho detto, ma voglio, you know, voglio dipingere i quadri, voglio vedere perché mi sono tanto innamorata con i paesaggi d'Italia e ho detto perché no, allora ho cominciato e l'ho fatto. Sì. Ma è un dono, è un sì, arte, non un è dono. Una cosa che magari uno si butta, no. E se non lo sa fare non riescono come i tuoi quadri che sono bellissimi. Sì. E grazie. Le tue pizze sono buonissime. Sì. Sì, 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 le facciamo fuori sul barbecue, sopra le pietre di fuoco e sono buonissime. Parliamo dell'Italia, sì. Perché siete andati finalmente in Italia, cioè andare in Italia a vedere la terra da dove sono venuti i tuoi genitori. Lascia col fiato sospeso non te soltanto, ma tutti anche farla altri. Scoprire appunto ai tuoi figli questa terra. Com'è stata la reazione? E quest'anno è venuta anche la ragazza di mio figlio Daniel, che si chiama Chloe. E dove andavamo diceva sempre, oh sei beau, oh sei beau, oh sei beau, sei tellement beau, sei tellement beau. E quando stavamo seduti a tavola con la mia zia, i miei cugini da differente parte, e i miei figli facevano sempre il brindisi e il brindisi era sempre grazie tanto, you know, di essere qui in questo viaggio, però per noi questo viaggio è veramente stare con la famiglia, vedere e ci sentiamo, i miei figli hanno detto questo, ci sentiamo se come nonno e nonna stanno con noi, no? Passando questo con la mia famiglia. Era veramente incredibile camminare nella campagna, pensare, guarda mi viene questa emozione, mia mamma ha camminato qui, stava qui, questa è la casa. Ho anche dipinto la casa di mia mamma. E camminare nella campagna, vedere dove mio padre andava, la casa del falegname che ci ha insegnato questo bellissimo mestiere. Guarda, mi tocca ancora, sono tanto emozionata con quello lì.
ai miei figli di camminare in questa strada lo stesso, di capire le radici, dove vengono, e di continuare sempre con quella bontà, con quella integrità e forza che ci hanno dato le nostre famiglie. Sì, perché sentire le storie, ma poi essere sul posto e vivere ciò che hanno vissuto in un certo senso, perché rivivi quei momenti quando ti ci trovi, questo è indimenticabile sia per te, ma soprattutto anche per i tuoi figli. Sì, sì, sono veramente una cosa che in inglese si dice priceless. Priceless, no? Senza prezzo. Sì. Un minuto soltanto per chiudere e per ringraziarti per aver essere venuta e parlare di queste fantastiche persone che sicuramente forse ci stanno anche vedendo in questo istante, non dico forse, sono sicuro che tu comunque senti anche durante il corso della tua vita, a casa, lo so, li senti intorno a te. Possa così rimanere questa bella energia che hai, che ti hanno dato, e tu la trasmetti anche ai tuoi figli, l'ha già fatto, ma anche a coloro che ci stanno seguendo in questo istante per televisione. Quindi ti ringraziamo per averla raccontata questa storia, Santa. Di vero grazie cuore, grazie a voi di tutto il cuore, è veramente un onore. Sono sicura che mio padre, mia madre e i miei nonni mi guardano. Vi amo. Un abbraccio a te, Santa, da parte nostra, e ovviamente di nuovo grazie. Questa è la storia, ricordiamo di Santa, dei suoi genitori, e noi chiudiamo questo spazio ringraziando Santa e ringraziamo voi per averci seguito con questo programma che appunto racconta la vostra storia, la nostra storia presso la Casa d'Italia insieme a Nicchia Silvana. Vi lasciamo col pensiero della sera. Buonasera a tutti. Buonasera.